Index by Segnalibro, le interviste di Giulia Carla De Carlo. Ed eccoci anche oggi ad Index, Index by Segnalibro, la rubrica che sviscera i temi più importanti dei vostri libri preferiti in compagnia degli autori. Oggi avremo con noi Vince Gallico. Vince Gallico, a parte essere un grande scrittore, è un editor, un traduttore, un ufficio stampa, un ex professore di lingua e letteratura italiana, e oggi parleremo del suo ultimo lavoro, Il Dio dello Stretto. Eccovi. Ciao Vince. Allora Vince, io ti ho già introdotto, non ho voluto dire la trama perché è un noir e quindi mi piacerebbe che la dicessi tu. Il suo protagonista è un po' come Psycho, arriva a pagina 62, quindi c'è un tempo di attesa prima di incontrare Mimmo, che è il protagonista, e poi i temi principali che affronti sono la verità, la giustizia e poi il filo sottile che separa bene e male, e forse non li separa proprio del tutto, ma li unisce, questo bene e questo male, e che è ambientato negli anni 90 e che il luogo deputato è la Calabria. Quindi detto questo, vorrei che tu ci dicessi la trama. Parlare di trama nei romanzi di genere è sempre un po' complesso, quindi tu hai già affrontato il contesto di questo libro, Il Dio dello Stretto, che ha le prime 60-70 pagine appunto di un lunghissimo prologo molto, molto muscolare, molto ipertrofico, molto diciamo molto di genere. C'è un primo delitto, un femminicidio, quello di Maria Pia Gangemi, una donna che è la moglie di un uomo della zona grigia della Calabria. Non è un malavitoso, o forse sì, lo scopriremo nell'ambito della vicenda. E poi c'è un incidente, Panuccio, che è un corriere della droga, un ex pilota di Formula 2, esce di carcere e la sua macchina viene sabotata. Quindi sono questi due casi che dovrà affrontare Mimmo Castelli. Mimmo Castelli è il protagonista, come diceva appunto Carla Giulia, è il protagonista che compare molto in là rispetto alle prime pagine del libro, ed è un protagonista anche questo un po' anomalo. Io ho finito stanotte di leggere il libro di Osco Tosco, Il pinguino delle Langhe, L'ultimo pinguino delle Langhe, e vedo che c'è una serie di nuovi ispettori, detective, commissari, pubblici ministeri che hanno queste caratteristiche abbastanza definite, ovvero di non essere più dei fichi. Lo fa anche un po' a François Morlupi. Insomma, c'è tutta una tendenza alla sfiga del protagonista. Perché? Perché probabilmente si prova a ribaltare quello che è un cliché del maschio alfa, dell'uomo tutto d'un pezzo che va a investigare. Insomma, Castelli ce la farà lentamente a scoprire chi c'è dietro questi due misfatti, e lo farà però a modo suo. E soprattutto, una volta scoperto, cosa fa un pubblico ministero che ha una grande fede in Dio? Continuerà a operare secondo coscienza e secondo fede, oppure troverà delle strade alternative? E infatti questa è la grande domanda di tutto il tuo libro. Infatti si alternano questi dubbi, prima da una parte molto ligio verso una direzione, poi cominciano i veri dubbi. Prima di parlare di Mimmo, vorrei parlare della Calabria, perché è protagonista, il luogo è protagonista. Tu fai trasponi il titolo di Benedetto Croce, che poi è anche un detto medievale: Napoli è un paradiso popolato da diavoli. Tu lo trasformi in La Calabria è un paradiso popolato da demoni, cioè tu nel tuo libro, intendo. È proprio così, secondo te, la Calabria è un posto meraviglioso popolato da demoni? Io ho avuto la fortuna recentemente, anche grazie alla Turing, di occuparmi abbastanza spesso di Calabria, e nello specifico soprattutto della Calabria del Sud, nella zona dello Stretto. Ed è vero che è un posto estremamente bello quando non è stato distrutto e rovinato. La distruzione della Calabria in realtà avviene già in epoca antichissima. Abbiamo tracce presso gli storici latini, romani, anche quelli
ellenistici, quindi gli storici greci, di una Calabria estremamente boschiva, verde nelle sue coste, e che viene deprivata invece dai romani, gli antichi romani, che abbattono molte delle foreste, dei boschi lungo la costa per costruire le navi. Ed allora da questa tradizione latina si passa poi agli ecomostri attuali, quindi un po' la volontà di... la volontà degli imprenditori, del turismo, dei costruttori, soprattutto dell'edilizia, di distruggere, massacrare la Calabria per arricchirsi loro stessi, un po' l'ignoranza, insomma, portano una terra molto bella a essere, a convivere con delle mostruosità ecologiche, per cui incredibilmente degli 'ndranghetisti decidono di affossare le navi dei veleni di fronte alle coste dove i loro figli e le loro figlie avrebbero fatto poi il bagno, quindi condannando probabilmente a malattie tumorali, leucemiche, per il futuro. Quindi una regione che ha una sorta di schizofrenia interna, per cui da un lato hai coloro che che vivono in Calabria e la considerano per una sorta di chiusura mentale, di ottusità, di aver visto poco il mondo, la considerano come la zona più bella, il posto più bello del mondo, che ovviamente è un'esagerazione. E d'altro canto è invece poi coloro che in parte ci vivono, in parte sono andati via e la ritengono un posto invivibile. Ecco, secondo me io provo a fare una ricostruzione della Calabria che abbia gli aspetti solari, perché la Calabria è tanto sole, tanta luce, anche tanta bellezza, anche con una certa oggettività, però insomma, per cui la fabbrica di Saline, che non è mai stata aperta, è stata aperta per un solo giorno, ecco, magari quello è un ecomostro che andava pensato un po' meglio e non lasciato là. Sì, tu tra i vari luoghi che citi ci sono Locri, Africo, San Luca, Platì, sono luoghi che comunque conosciamo tutti, anche non solo in Calabria, anche fuori dalla Calabria, perché sono nomi che mettono brividi. E l'atmosfera del tuo libro è proprio quella che stavi descrivendo tu adesso, cioè molto sole, molta luce, molta gioia anche di stare lì in quei posti, ma anche molto buio, molto abisso. Secondo te è difficile in quelle terre così difficili da abitare non farsi inghiottire da questo abisso? Ma guarda, l'abisso dove manca forse è peggio ancora. Mi rendo conto, l'altra volta, recentemente ho visto un bellissimo film di Roy Anderson che si chiama Sull'infinitezza, un film di qualche anno fa, che descriveva delle cartoline, delle storie attraverso fotografie, quasi quadri, di luoghi del nord Europa, e pensavo appunto invece alla luce calabrese, a quanto sia molto più forte, molto più intensa, e che prevede però anche quell'elemento cupo, lugubre. Anche l'animo umano, anche tutti noi in fondo conviviamo con forme di luminosità e forme di oscurità, e nel bilanciamento, nella gestione di tutto ciò, che poi riusciamo a trovare una forma anche di sopravvivenza e anche di autonarrazione o di narrazione. E in questa dicotomia ci stai anche i tuoi protagonisti, perché si parla di giustizia, però che cos'è realmente la giustizia? A un certo punto Mimmo parla con l'avvocata Sciarra e lei difende lo Stato di diritto, cioè che qualsiasi criminale debba avere comunque la migliore difesa possibile, cosa che è nel nostro ordinamento ed è anche giusta se noi pensiamo a questa accezione. Però come si fa a mettere da parte la morale? Questo è uno dei tuoi grandi temi, da una parte appunto la morale, da una parte la giustizia. Come si fa a mettere da parte la morale quando ci sono davanti assassini, pedofili, femminicidi? Oppure, per esempio, se ci dovesse essere Hitler davanti a te, come fai a separare la morale dalla giustizia? Ma quello è un grande conflitto etico che ha parecchie forme di risposta, e purtroppo sono tutte sbagliate le risposte che riusciamo a darci, cioè non ci può essere una risposta onnicomprensiva rispetto al criterio di giustizia e di morale. Ovviamente possiamo fare una divisione tra quello che è la giustizia di uno Stato, di una comunità, di una collettività, e quella che invece è la giustizia del singolo. Quando uno dei quattro
amici, Mimmo ha tre amici del cuore, un po' ricalcano appunto i moschettieri di Dumas, va a discutere la sua tesi di dottorato che riguarderà la violenza di genere, si rifà anche al codice di Hammurabi. Ecco, noi spesso valutiamo il codice di Hammurabi come un elemento, no, l'occhio per occhio, il dente per dente, come qualcosa di estremamente primitivo. In realtà già quello era un grande passaggio nell'ambito della giustizia, dell'esercizio della giustizia. È complicato fare una giustizia che non sia etica, ed è complicato inserire l'etica nella giustizia, cioè appunto uno stato di diritto non può essere uno stato moralista. Anche fra le cose recenti che mi è capito di vedere, leggere, ascoltare, vedo ci sono anche tante rielaborazioni dei vari fenomeni di terrorismo, che possono essere dal terrorismo politico in Italia al terrorismo internazionale, no? Anche io recentemente ho visto che sono usciti dei podcast di Trincia o di Audible sul terrorismo palestinese. È una cosa complicatissima da discernere, è più facile raccontarla forse in tutte le sue contraddizioni che ragionarci sopra. Il singolo ovviamente avrà sempre una voglia di vendetta, un aspetto di lettura etica. Se tu fai del male a mio figlio, ai miei figli, alla mia compagna, alla mia famiglia, è ovvio che la mia risposta sarà estremamente differente rispetto a quella che può avere un giudice, o può avere una corte, o può avere un consesso legislativo. Però appunto noi invece abbiamo bisogno di una lettura che sia non soltanto etica, e contemporaneamente queste letture non etiche sono anche letture molto fredde, che spesso non soddisfano. Appunto Mimmo Castelli ha questo tipo di problema, quando l'ingiustizia lo va a toccare, gli brucia sulla carne viva, come si comporta un uomo di legge quando sa che il colpevole non sarà mai incastrato? È un dilemma che abbiamo spesso in letteratura, cioè abbiamo nel giorno della civetta, Sciascia mette Bellodi a confronto con Don Mariano Arena, Don Mariano Arena dice a Bellodi: lei è un uomo, lei va incastrato, lei mi inchioderà, fa le cinque tipologie, elenca le cinque tipologie dell'umanità, e però alla fine poi scopriamo che non lo incastra per niente. In realtà è uno di quei noir, di quei gialli, dove il colpevole effettivamente non viene punito. Ma anche se fosse punito, qual è la giustizia che lo punisce? Quella etica o quella dello Stato? La grande letteratura si è sempre dibattuta su questo. A proposito di femminicidio, tu ne parli sia perché inizia, diciamo, con un femminicidio, sia perché per la tesi di cui stavi parlando, e tu scrivi: l'omicida arriva a desiderare al punto da distruggere l'oggetto del desiderio. Tutti noi, anche se non lo ammettiamo, siamo abituati a vedere le donne sottomesse, picchiarne una oppure ammazzarne una per educarne 100. È un dividendo patriarcale. Noi non abbiamo bisogno di essere violenti con le donne, perché c'è già chi ha instaurato per noi un regime oppressivo. E questa è una considerazione di un ragazzo, ricordiamolo, siamo negli anni 90, che ha visto da poco scomparire alcune leggi come il delitto d'onore, oppure il diritto all'aborto è apparso da poco, il divorzio c'era da poco. Quindi stiamo parlando di un ragazzo degli anni 90 che dice questo. Però adesso che è passato un bel po' di tempo da quei diritti acquisiti, siamo appunto da capo. Tu volevi anche parlare del femminicidio di oggi con questa tesi, diciamo? Mi è capitato di lavorare in contesti che si occupano di violenza di genere, quindi quello era un tema che mi era sicuramente vicino quando ho cominciato a scrivere Il Dio dello Stretto, a pensare al Dio dello Stretto. Nel frattempo le cose fortunatamente sono anche cambiate, soprattutto, non tanto a livello legislativo, ma sono cambiate nell'ambito dell'opinione pubblica, per cui alcuni temi vengono già affrontati in maniera differente rispetto a qualche anno fa, anche se, come purtroppo troppo spesso capita, la politica è dietro e va indietro, non è abbastanza ritmata con i pensieri più progressisti del mondo laico.
volevo sì parlare del femminicidio e volevo che questa cosa si affrontasse. In realtà questa del dividendo patriarcale non è farina del mio sacco, non so neanche se è farina del sacco di Albinati, ma l'avevo attinta, mi ero ispirata a alcune sue riflessioni nell'ambito della scuola cattolica quando raccontava delle violenze appunto del Circeo. Però una cosa che mi sembrava estremamente attuale, ancora estremamente attuale, quando ho scritto il libro e anche ora che è pubblicato. Ritornando ai giudici, tu li dividi in tre categorie, mi ha fatto anche molto ridere come li divisi. Ci sono i boriosi, che vogliono mettere a posto il mondo e si ritengono indispensabili, i devoti, disposti al sacrificio per salvare la pecorella smarrita, e i cretini, che pensano sempre di essere dalla parte giusta e che possono giudicare gli altri dall'alto in basso. Tu dici che Mimmo è un po' borioso e un po' devoto, però sembra quasi che si debbano passare tutti per diventare poi tutti cretini, cioè volevi dire una cosa del genere alla fine. Allora, io questo romanzo di certo non attira le simpatie né degli avvocati, né dei giudici, né delle forze dell'ordine. Insomma, alla fine Mimmo mi sa che non potrà avere una lunga carriera letteraria di questo passo, perché alla fine sarà antipatico a tutti. Nel senso che comunque ragiona sulla giustizia, ma ne condanna anche tutte le storture con le sue parole, con i suoi comportamenti. Di fatto noi abbiamo, non mi andava appunto di inserirmi in un romanzo di genere dove spesso abbiamo degli investigatori o comunque l'ambito della statale viene o estremamente salvaguardato, per cui pare che questi poliziotti, queste poliziotte, questi investigatori siano dei grandi esponenti del bene, e poi in realtà vediamo che invece è tutta una parte di forze dell'ordine che manganella i ragazzi per strada. Né mi andava di fare un personaggio che fosse invece avulso da questo contesto, per dire è diverso rispetto a un contesto un po' più diciamo un personaggio, uno stramboide, uno che non si adegua a un sistema. Io proprio quel sistema lo contesto, lo critico, anche lì anche le misure di cautelative, come esempio il carcere. Nel romanzo viene citato più volte il carcere, ma siamo veramente convinti che quella roba funzioni, che abbia senso, che non vada abolita? Siamo convinti che questo tipo di giustizia come ce l'abbiamo noi è la migliore giustizia possibile? Perché non diamo mai uno spazio a una giustizia riparativa? Sono tutte un po' di riflessioni a margine, nell'ambito però di un romanzo che io spero che sia una roba di grande leggibilità e anche di divertimento, ecco. Sì, assolutamente sì, è molto leggibile, divertente e scorre in una maniera eccezionale, però la cosa interessante dei romanzi che rimangono solo trama e quelli che invece affrontano più temi, c'è una bella differenza, cioè si va a fondo, e proprio all'inizio vai a fondo sul concetto di bellezza e capitalismo. Scrivi: fare la modella non significa essere cretina, c'è una domanda di bellezza che io soddisfo, il capitalismo e la sensualità funzionano allo stesso modo. Quindi la bellezza paragonata al capitalismo in questo mondo, attuale, dove si vende tutto, persino il proprio corpo, la bellezza, in maniera molto semplice, non come una volta, è proprio collima questo concetto. Cioè, secondo te non esiste niente che possa esulare da un concetto di compravendita? Beh, se essendo in un mondo dove tutto è basato su quel concetto là, direi proprio di no. Cioè, nel senso, non esiste un capitalismo buono. Vendere la bellezza è la cosa minore che ci può capitare, perché inizialmente si vende anche la sofferenza, la bruttezza, si vende l'orrore, si vende tutto, qualsiasi forma anche di antagonismo ormai viene mercificato. Ma è perché siamo dentro questo sistema qua, abbiamo accettato di essere dentro questo sistema qua, e però questo sistema qua ha un sacco di falle, ha un sacco di problemi che appunto spesso non collimano con l'etica, con la volontà di felicità. Cioè, di fatto anche uno dei grandi drammi di Mimmo è il suo rapporto fra giustizia e bontà, felicità e giustizia. Cioè, si può essere un uomo buono, si può essere un uomo felice,
se non sono giusto, cioè come collimano queste cose in un sistema che appunto è capitalistico e punitivo. Sì. E lo specifichi anche più volte. Dalla bellezza passiamo alla bruttura. Tu parli delle cufe, che sono blatte, marroni, rossastre, che noi cerchiamo di togliere dalle case. Poi anche fai una piccola parentesi molto interessante, che sono 16 volte più forti di noi esseri umani. Se ci fosse una radiazione nucleare, loro probabilmente sopravviverebbero, noi no. E se l'intelligenza fosse basata sulla capacità di sopravvivenza, probabilmente non ci reputeremmo i più intelligenti del mondo, diciamo così. Però ritornando alla bruttura, secondo te ci si può assuefare alla bruttura? Ma assolutamente, è proprio, cioè, una delle cose che questa assuefazione è una delle possibilità di addomesticare le collettività, le comunità, i popoli, le persone. Cioè, se tu ti sei abituato a vivere in un posto brutto, con gente brutta, con libri brutti, con storie brutte, non pretenderai mai niente di meglio. Cioè, è difficile che riesca a esserci un movimento, una tensione verso il bello. Se ti abituano al brutto è quello che ti sei meritato. Tra l'altro, appunto, non per tornare a bomba sul capitalismo, ma il capitalismo ti parla anche di merito. Quindi se tu sei nel brutto, vuol dire che quel brutto te lo meriti. Ecco, questa grande fandonia che ci circonda, di fatto poi ci porta a leggere libri brutti, a fare cose brutte, insomma, e accettare il brutto che abbiamo intorno. Sì. Uno, dall'altra parte nel tuo libro c'è una parte, come avevi accennato all'inizio, la religione è molto importante. In questa parte della religione c'è un personaggio molto interessante, che è Don Farias, che è molto religioso, ma possiamo dire che è un grande rivoluzionario, perché dice a Mimmo: bello tutto, sposati, fai quello che vuoi, però non dimenticare mai la giustizia, non dimenticare mai il tuo lavoro, tu devi continuare a lavorare e fare così. Ti sei ispirato a qualcuno in particolare per questo personaggio? Allora, in realtà la vicenda che si svolge per l'appunto a Reggio Calabria e che tiene conto di un contesto estremamente realistico, viene citata la giunta Falcomatà, quindi stiamo parlando di un contesto alla fine della seconda guerra di 'Ndrangheta, quando era salita al potere in Italia Berlusconi, invece a Reggio c'era una giunta di cattocomunisti, quindi una giunta di sinistra. A Reggio c'era un prete che si chiamava Don Farias, e non perché sia particolarmente, no, io non sono credente, quindi in realtà però mi interessava però raccontare di quel momento di speranza di una città che vedeva appunto comunismo e fede cattolica unirsi per provare ad andare incontro a un sol dell'avvenire comune, e c'era questo prete che era Don Farias, che non è quello che io ho raccontato, cioè non credo che lui fosse un sacerdote antifascista così come invece l'ho descritto, però era un sacerdote molto colto, ed è vera quella cosa che aveva 4 lauree ed era uno dei più cari amici di Ivan Illich, quindi una parte di quegli aneddoti sono reali. E soprattutto mi serviva un mentore, e in più, come un po' accennavo prima, visto che avevo parlato dei 4 moschettieri, dei 3 moschettieri, insomma, i 4 moschettieri con Don Mimmo, Faria è anche il nome dell'abate del conte di Montecristo, quindi mi piaceva l'idea di inserire un altro elemento da romanzo d'appendice, cioè creare un sostrato dove ci fossero anche dei riferimenti per chi è amante di quel tipo di letteratura là. E tra i tuoi amici, tra gli amici, quando parlano gli amici, parlano anche appunto di religione, e fai dire: la religione è un'illusione come l'arte e la bellezza. Nell'incertezza, come scommette Pascal, è meglio credere? Ma alla fine che ti costa? Cioè, perché, cioè, a chi gli va a scommettere che scommetteste? Ecco, io non ho nessuna forma di giudizio rispetto a coloro che prendono alcune strade o scelgono alcune fedi che io non condivido poi. Però appunto la cosa che mi sembra che è un po', invece prima parlavamo di giustizia etica, io invece un po' invece credo nella letteratura etica, nella letteratura posizionata, per cui a me mi sembra proprio il caso di lanciarsi in sogni politici anche attraverso la letteratura. Cioè, io penso di aver scritto un romanzo molto intimo,
rispetto alle vite di questi personaggi, per cui Mimmo affronta la genitorialità, il rapporto di coppia, la crisi, le possibilità di tradimento, e contemporaneamente però di aver raccontato la voglia di riscatto di una terra in un periodo storico in cui forse poteva riuscire a riscattarsi, ma come tutti sappiamo abbiamo visto che non è che ci sia stato questo gran riscatto. Anzi. Infatti, forse gli anni 90 sono stati anche al contrario un blocco rispetto, infatti noi subiamo, diciamo, quello che è successo poi. Il linguaggio, tu parli del linguaggio e dici l'italiano non è una lingua e molte lingue, perché parli dell'avvocatese, del giudiziese, di varie lingue. Qual è la lingua del tuo romanzo? Ma guarda, sulla lingua c'è, da un lato l'anno scorso era l'anno di Calvino, e Calvino racconta sempre questa cosa molto divertente su come scrive un verbale, un poliziotto, no? Diceva no, se una stufa viene rubata nello scantinato, e invece nel verbale dei carabinieri ci sono scritto una cosa molto più barocca, l'impianto per riscaldare la stanza sottostante. Ecco, io ho provato ovviamente a fare tutto che fosse una lingua estremamente piana. Mi piaceva l'idea di una lingua piana, mi piaceva pensare alla risposta che dà Colette a Simenon quando dice guarda, tu sei troppo letterario, allora quello prendi e abolisci tutte le parole che non siano materiale, oppure Stephen King che dice guardate che ogni avverbio che mettete dentro dovete pagare una tassa. Ecco, io punto a una lingua che sia estremamente piana ed estrattiva, mi sembra di poter dire, cioè le parole difficili le so anch'io, i costrutti barocchi li so fare anch'io, ma tendo a pensare che sia molto bello quando uno si mette a leggere e possa essere condotto. È come se ti devo far fare un viaggio, ma perché te lo devo far fare scomodo? Cioè, ti provo a farti fare il viaggio il più rilassato possibile, il più piacevole possibile. Questo non significa che poi ti porti a vedere dei panorami brutti, però il viaggio devi star comodo quando leggi. Invece il costrutto narrativo come lavori? Nel senso, un noir ha bisogno di tappe, ha bisogno di tante cose, come lavori? Guarda, se mi dai un secondo faccio una cosa, non lo so, non avendo fatto le dirette, cioè la prima mia diretta Instagram, se mi dai un secondo scompaio dallo schermo e te lo faccio vedere. Sì, vai. Dillo che non è preparata questa cosa. Non è preparata questa cosa, vi assicuro. Eccolo qua. Allora, questo è il mio costrutto narrativo, ovvero c'è questo foglione che è una grandissima tavola sinottica. Vabbè, sono tanti metri, non dire che la... Ah sì, vabbè, non entrerebbe nella camera comunque. Vabbè, quanti metri sono intanto? Dovrebbero essere circa 3 metri. Mazzo. In questi 3 metri, ora sentirà tutti i rumori di me che la riavvolgo. Esatto, sì. Sono circa 3 metri di tavola sinottica dove inserisco tutta la fabula con tutti i riferimenti storici del periodo, e a quel punto una volta che so dove vado a parare con i miei protagonisti, monto l'intreccio, faccio un'operazione di montaggio su questa struttura. Inizialmente tra l'altro il romanzo prevedeva addirittura un doppio prologo che veniva staccato, per cui c'era prima la parte di Panuccio e Maria Pia Gangemi veniva raccontata 100+ pagine dopo. Il romanzo era molto più lungo, era di 420 pagine circa, invece è stato rimpicciolito, tagliato di un terzo, anche grazie alla bravura della mia editor Lavignazzone, appunto dell'editor di narrativa di Fandango, e il lavoro che ci ha fatto Fandango è sempre molto molto importante per me, sia a livello di comunicazione, sì, e di cura che hanno nei miei confronti, che appunto anche in fase pre-edizione. E mentre il background dei personaggi, tu comunque hai tutto schematizzato oppure arrivano pian piano, diciamo mi serve questa parte all'interno del romanzo e l'aggiungo? No, purtroppo non sono così fantasioso da potermi consentire lavoro più come uno sceneggiatore, cioè so tutta la backstory dei personaggi, per cui li studio tutti prima, sì, studio tutta la vicenda prima, e poi so che andranno da A a B, da un punto A a un punto B, seguendo un certo tipo di conflitto. La cosa che può avvenire è che ovviamente che andando da A a B magari non seguono una linea retta come l'avevi immaginata, ma a un certo punto ci siano delle
A volte delle scorciatoie, altre volte semplicemente delle, molto più spesso delle deviazioni, che poi magari ti rendi conto che invece la strada dritta era quella sempre migliore, ma comunque fai un po' di curve, provi a non far vomitare il lettore e la lettrice, e provi a tenere insomma abbastanza costante la velocità, anzi in realtà no, non provi neanche a far quello, perché sai benissimo i punti in cui devi accelerare e i punti invece in cui è il caso di fermarsi, far vedere il panorama e poi riaccelerare, andare piano, insomma. Però questa è una cosa che tendenzialmente io faccio molto da architetto, cioè da artigiano, lo programmo poi tutto prima e poi vado. A un certo punto Sergio, l'amico di Mimmo, dice che avrebbe pubblicato un libro, e Mimmo gli risponde che alla fine che la fine di ogni libro è quello di essere giudicato, senza tenere conto degli sforzi che lo scrittore ha fatto per scriverlo. Questa è una richiesta ai tuoi lettori? Chiedi di non essere giudicato e accusato? No, ma che c'è? Una volta che tu hai preso dei soldi per fare questo lavoro, una volta che hai investito le tue energie e hai messo alla prova il tuo narcisismo, è giusto che il lettore e l'autrice abbia tutto il diritto di giudicarti, di stroncarti. Diciamo che ho un po' di perplessità rispetto a quelle che sono le forme di giudizio. Mi capita a volte di leggere dei commenti sui social, Amazon, cioè di gente che non mette in fila due parole corrette e magari dà giudizi sul tuo libro, cioè, così come credo che l'autoformazione sia determinante per un narratore o una narratrice, cioè tutti noi dovremmo leggere, aggiornarci, studiare, guardare film, andare a teatro, ascoltare tante storie orali, insomma. Così come penso appunto che la scrittura non sia una roba che dici mi metto là mezz'ora e scrivo, nessuno prende una racchetta in mano e pensa di poter andare a Wimbledon, cioè ti allenerai un sacco. E così penso che poi appunto ciascuno è padrone di poter dire, vedendo una partita di calcio, poteva tirare meglio oppure giocano male, però ci vuole anche una competenza nel giudizio. Però appunto poi è una cosa che uno affronta, cioè io con il Giarona me l'accollo tutto, il giudizio anche negativo di chi mi ha letto e non gli sono piaciuto, oppure si aspettava dell'altro. Così come sono felice di chi mi dice un bel libro, ma mi piace più il conflitto, diciamo, o sentire chi mi ha letto davvero. Detto questo, so che un libro come è una forma di intrattenimento, e quindi come l'affronto io, che lo devo scrivere, è diverso anche come l'affronta chi sta passando un pomeriggio all'aperto e giustamente deve trascorrere un paio d'ore. Non è che sto chiedendo a loro di fare i critici letterari, però se poi l'ha finito e ti è piaciuto o non ti è piaciuto, magari abbia anche il senso di quello che è il tuo ruolo. Cioè io non mi metterei a giudicare. Io non so giocare, appunto, ti ho citato prima il tennis, Wimbledon o il calcio, non sono esperto di quelle due cose là. Posso dire che una cosa mi diverte oppure no, ma difficilmente potrei dire il dritto di Sinner oppure il tiro al volo di un calciatore non è stato effettuato bene perché doveva spostare il corpo più indietro. Sì, certo. Comunque, accollati anche la mia recensione positiva, oltre a quelle negative, Il Dio dello Stretto, Vince Gallico, Fandango Libri, è già uscito da un po', quindi, però il 2 di questo lo vedremo presto o no? Allora, se non passassi il mio tempo a fare dirette no, scherzo. La prima. In realtà il dialogo va ancora un po' in giro per i prossimi mesi, quindi ancora un po' di appuntamenti ce li ho, e nel frattempo si è quasi conclusa la prima stesura della seconda parte, perché appunto nel dialogo stretto c'è la soluzione alla storia principale, ma un paio di cliff, un paio di ganci aperti rimangono, che però giuro vengono tutti chiariti nella seconda puntata, dove però se ne apriranno degli altri, insomma, si è fatto una funzione, la realtà è appunto l'appendice. Comunque,
Intanto leggete questo, Il Dio dello Stretto, perché altrimenti non saprete il secondo quali sta chiudendo e quali sta aprendo. La base, tutti i romanzi della Trinità, tutte le storie della Trinità possono essere letti indipendentemente. Assolutamente sì, però è molto più, ma molto più bello leggerli tutti. Quindi leggete Il Dio dello Stretto. Ultima domanda di Rito: se tu fossi un segnalibro, in quale libro, a parte il tuo, staresti? No, sarei molto volentieri nei libri altrui, ovviamente, perché già l'ho scritto il mio, che mi faccio pure il segnalibro mio. Ma diciamo che forse avevo parlato di una Calabria molto solare, molto luminosa, e andrei fra i libri di uno scrittore che ho molto amato, tanto da dedicargli anche un libro appositamente, ovvero Jean-Claude Izzo, la trilogia di Marsiglia. Mi sembra che quel tipo anche di poeticità, di sogno politico, ci veda anche molto, molto fraterni, molto vicini a Izzo, almeno questa è la mia speranza, la mia ambizione, e in più appunto la volontà di raccontare una Calabria non uggiosa, non montanara, non chiusa, non la Calabria della crapa, come si suole dire sulla Spromonte. Ecco, direi che in quella a Marsiglia con Jean-Claude Izzo, Essere per, essere contro, che è un libro mio, ma dove racconto i libri di Izzo, ecco, nei libri di Izzo mi ci ritrovo sempre, sempre tanto. Grazie mille Vince per essere stato con noi. E aspettiamo questo meraviglioso secondo. Grazie a voi, a te, ciao, grazie ancora. Ciao. Ciao. Index by Segnalibro, le interviste di Giulia Carla De Carlo.